Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa. Qui per voi sempre Jess e direi di partire per un viaggio perché la rubrica di oggi è Assaggi dal mondo. Allora, oggi partiamo, non voglio usare questa parola perché non fa parte del mio vocabolario e quindi non diciamo che è una ricetta banale perché non lo è, ma questa ricetta è molto molto conosciuta, l'avrete replicata e mangiata tantissime volte, si chiama avocado toast e per realizzarla avrete bisogno di pane casareccio, avocado, uova, formaggio a fette, del lime, del tabasco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Ora vi dico perché in questa versione non sarà banale, perché metterò delle altre cose che man mano andrete a scoprire. Primissima cosa, intanto andiamo a tostare leggermente il nostro pane. Poi non so se voi conoscete un po' della storia dell'avocado toast, che comunque è un trend, ormai lo fanno tutti, lo mangiano tutti. Anche i nutrizionisti lo consigliano perché può essere sia uno spuntino che una cena proteica, un pranzo, una colazione. Insomma, ormai l'avocado toast è appunto super consigliato, mangiato e replicato. Allora, prima cosa mettiamo il pane in forno. Perfetto. Lascio qui il piattino che mi servirà per dopo. Allora, ci sono diverse diciamo ricette per questo avocado toast, perché c'è chi per esempio mette già l'avocado smashed e quindi in guacamole, chi lo mette a fette, insomma ci sono a cubetti. Io ho già preparato un po' di guacamole, ma vi faccio vedere come si fa. Allora, tagliamo l'avocado che mi raccomando deve essere maturo, ma non troppo, perché giustamente quello è troppo maturo, diventa nero all'interno e non avreste un bel colore, no? Allora, l'ho tagliato tutto? Ah no. Ok. Perfetto. Allora, così verde, morbido al tatto. Adesso con un altro cucchiaio, giusto perché quello già lo prendiamo, vedete così è facile, morbido. Lo mettiamo anche qui, va benissimo. Dopodiché un goccino di olio, un po' di, anzi, qualche goccia di tabasco. Un pizzico di sale e il lime. Poi, forchetta, cucchiaio, lo spezzettate. E comunque, quando è maturo al punto giusto, tranquillamente riuscite a creare questa cremina direttamente con la forchetta. Poi, se volete, lo potete anche realizzare con il mini peener e tranquillamente viene una crema bella liscia. Nessuno vi vieta di elaborare, di usare la fantasia e i vostri gusti per ovviamente modificare questa ricetta che tra le altre cose diciamo arriva, non si sa bene ancora se dagli Stati Uniti, dall'Australia, perché ovviamente si contengono il primato di questa ricetta molto semplice, no? Contendono, sì, ho detto bene. Allora, guacamole pronto. Ora andiamo a controllare il pane. Allora, una la tiro già fuori, l'altra aumento leggermente
la temperatura. Allora, la prima versione, perché volete sapere che io parto con faccio una ricetta. Poi mi vengono idee nel mentre, quindi adesso già ho la seconda idea della seconda versione di questo avocado toast. Allora, la prima appunto riguarda le uova, il formaggio e quindi prima cosa andiamo a prendere delle fette di formaggio che trovate già pronte al supermercato e le andiamo a mettere come base sul nostro pane. Caricate perché insomma deve essere bello sostanzioso, no? Questo avocado toast. Lo andiamo a rimettere in forno, così abbiamo il nostro formaggio bello sciolto. Perfetto. Nel mentre ovviamente ci dedichiamo a fare le uova. Un paio di scuole di pensiero. Le uova strapazzate potete farle con un goccio d'olio, con un goccino di burro, oppure alcuni mettono in una piccola bowl le uova, ci mettono un goccino di latte e poi dopo le mantecano, diciamo, le fanno belle cremose nel padellino. Io le faccio abbastanza light e quindi con un goccino di olio. Allora, accendiamo. Perfetto, attendiamo qualche istante e poi prendo già il secondo ingrediente per l'altra versione del nostro avocado toast, che è il salmone affumicato. Quindi una versione avrà formaggio, uova e guacamole, mentre l'altra versione avrà guacamole e salmone affumicato. Poi molti anche, per esempio, possono metterci del formaggio spalmabile se vogliono, dell'insalatina. Ci sono veramente mille modi di poter replicare questa ricetta. Anzi, addirittura alcuni veri puristi mangiano letteralmente solo pane tostato, crema di guacamole e basta. Senza proteina. Allora, questo è pronto, quell'altro lo lasciamo perché deve sciogliersi bene il formaggio. L'olio è caldo. Partiamo con le uova. Ecco, allora, sciacquo le mani. Con una paletta, adesso, una Marisa o quel che sia, andiamo a girare e a rompere le nostre uova. Esattamente così. Abbasso leggermente, pepe e il sale. Ok. Lasciatele giusto appena, così rimarranno comunque belle morbide. Allora,
Prendo questo piatto, le metto qua. Perfetto. Adesso pronte le nostre uova, il pane, il nostro guacamole, questo meglio utilizzare poi il cucchiaio, effettivamente. Vediamo se la nostra seconda fetta, eccola qui. Perfetto. Allora, mi prendo la pinza perché non voglio far cascare come prima la fetta di pane. Oh, perfetto. Un'altra cosa, io adesso, vabbè, il pane senza glutine, questo qui è un pane bianco di, penso, riso, mais. Ci sono tante altre tipologie di pane che potete usare, per esempio quello. Non voglio dire super comune, ma abbastanza comune, è quello di segale, quindi quello marroncino. Quindi potete usare qualsiasi tipo di pane, anche quello con i cereali, tipo quello di zucca, cereali di zucca, o anche quello con frutta secca, per esempio quello con le noci, ci sta super bene. Allora, prendo due piatti, così piano piano vi faccio vedere la. Anzi, no, non prendo due piatti, ho cambiato idea. Farò come se fosse un brunch, dove avrete le due versioni nello stesso piatto dell'avocado toast. Allora, allora, la prima è questa e sopra potete mettere il salmone affumicato. Qui lo potete, diciamo, servire come più vi piace, a rosellina da mettere sopra, a foglia, sì, a foglia, diciamo come se fosse un tutt'uno la fetta. Allora, vediamo un po' come posso. Perché avevo. Allora, vediamo. Forse semplicemente appoggiata sopra così. Un pezzettino, anzi no, lo spremo sopra, se riesco, di lime. E per chi vuole anche un goccettino di olio. Un'altra bellissima versione anche, però vi deve piacere il peperoncino, è quella di presentare sopra, cioè la base col pane, il guacamole, qualche fetta di avocado invece sopra e poi i flakes, diciamo, di peperoncino secco. Poi se volete anche quello fresco va benissimo. Però lì vi deve piacere veramente un qualcosa di piccante, perché sennò ve lo sconsiglio in quanto già un po' di tabasco dà quella piccantezza al nostro guacamole e è meglio evitare, soprattutto se magari dovete farlo mangiare a dei bambini, quindi non andiamo a mettere subito troppo peperoncino perché non a tutti giustamente piace, ma anche agli adulti, perché ho visto che ci sono anche adulti che non mangiano peperoncino. Quest'altro invece è col formaggio, poi metto il guacamole così. Poi
poi le uova, che adesso devo stare attenta a non fare i danni perché ogni volta lo metto sopra l'uovo al guacamole poi mi cade sempre. Allora, diciamo, forse un po' più spezzettato è meglio. Allora, non caricatelo tanto perché veramente al primo morso poi cade sempre tutto sul piatto e dopo dovete fare veramente tipo la scarpetta. Ok. Allora, no, prendo questa, sicuramente molto meglio. Allora, ecco qui. Allora, sicuramente è un impiattamento molto povero, quindi per esempio una cosa che si può fare è mettere un po' di insalatina sotto come base, mettere qualche fettina di lime, potete mettere il restante guacamole in una ciotolina a parte, la potete mettere in un angolo proprio perché così, se dovesse essere, possono, diciamo, rimboccare e mettere più guacamole. Poi qualche magari peperoncino fresco, potete mettere veramente tantissime cose, ma io proprio per non sprecarlo, questo lo vado a mettere in una ciotolina. Così, però prima devo lavarmi la mano. Perfetto. Così. È così buono il guacamole che io veramente a cucchiaiate lo mangerei. E poi non so se sapete, ma è uno di quegli ingredienti che per le diete è super consigliato. Perché comunque è un grasso vegetale, naturale, che di base va bene. Allora, intanto questo è il... Poi facciamo che il sale non è mai abbastanza e quindi lo vado a rimettere. Soprattutto sull'uovo, perché l'uovo quando non è salato, non so se a voi piace, a me non tantissimo, devo dire. Poi prendiamo un lime. Così andiamo a dare forma al nostro impiattamento. Da capire magari qui. Poi il peperoncino. Devo vedere dove ce l'ho. Allora, il peperoncino. Ah, sì. Allora, eccomi qui di ritorno.
intanto qui per far capire anche che comunque è piccante, perché nel guacamole c'è il tabasco. Che se volete potete comunque anche alternare, anziché al tabasco che magari non lo avete o non vi piace, il peperoncino fresco tagliato molto fino fino, inserito all'interno del guacamole, ci sta benissimo. E poi lo metterei un po' qui sopra. Oh, perfetto. Così. E se vogliamo possiamo andare a mettere anche un po' di insalatina sotto, magari della rucola, che ci sta sempre bene, per fare il nostro letto al nostro avocado toast. Allora, altra cosa, se invece ve lo volete fare come pranzo a portar via e volete comunque mantenere i due gusti, ragazzi, chiudete uno sopra l'altro, un po' di carta, pellicola, carta argentata letteralmente, e ve lo mangiate così, perché alla fine, a parte il formaggio, che magari potete usare anche del formaggio spalmabile anziché quello a fette, è tranquillamente un abbinamento che non stona, ecco. Allora, facciamo così. Questa è un po' più pesantina. Voilà, perfetto. Adesso già ha preso un'altra forma. Benissimo, allora eccoci qui. Guardate che bello, questo è il mio, la allontano così. Questo è il mio avocado toast con sia uova che salmone, adatto per colazione, merenda, cena, pranzo a portar via veloce, veramente qualsiasi brunch, veramente. È replicabile, diverse variabili, ci sono veramente tantissimi altri modi di poterlo replicare in base anche ai vostri gusti. Io però adesso direi di assaggiare, anche se devo rovinare questo piatto, però lo devo assaggiare, non posso non assaggiarlo. Però intanto ve lo faccio vedere. Bellissimo, ma adesso assaggiamo. Allora, forchettina, coltello. Poi assaggiare. Io lo conosco più o meno tutti i giorni, io lo mangio, ma ogni scusa è buona per assaggiare qui a Fuori Menù. Prendo giusto metà. Metto un altro po' di lime sopra al salmone. Allora, questo è buonissimo. Lo mettiamo così.
questo appoggiato così sembra che io non l'abbia toccato. Tipo appoggiato, più o meno. E faccio quest'altro e prendo sempre questa perché il rischio qui di far cascare tutto invece è molto più probabile. Sentite com'è bello croccante anche il pane. Perché ovviamente se non lo fate tostare bene, con tutta, diciamo, questa roba che gli andiamo a mettere poi sopra, il pane vi si rompe tutto. Quindi mi raccomando, poi bruschettatelo bene in forno. Anche in padella, tranquillamente. Ok. Allora. Allora, poi l'uovo è ancora bello caldo, quindi non è che è buono di più. Ultimissima cosa che vi voglio consigliare è, se sapete farlo, se sapete di cosa sto parlando, potete farlo anziché con l'uovo strapazzato. Ovviamente potete fare in primis con le uova fritte, quindi le uova in camicia. Ma se lo sapete fare, potete fare ovviamente con l'uovo poche, dove avete un pentolino, ci mettete l'aceto, fate un vortice, poi ci buttate l'uovo, ovviamente lo dovete aprire, e poi continuando il vortice si creerà una specie di sacchettino con l'albume all'interno il vostro tuorlo. Diventerà un semi, diciamo, uovo sodo che poi andrete ad appoggiare sopra al pane con il guacamole e una volta che lo andate ad aprire, il tuorlo sarà sì, ovviamente cotto, ma ancora bello liquido e quindi scenderà sopra, il vostro pane con guacamole e devo dire che è meraviglioso. Allora, rimetto tutto sulla mia giostra per fare l'ultimo giro all'avocado toast. Ok, eccolo qui. Mi raccomando, come sempre, replicate le mie ricette, fatemi sapere se vi sono piaciute e quale, diciamo, variante mi consigliate. Come sempre, un bacio a tutti e buon pranzo, grazie. Ciao!